sera, grazie di essere venuti, io pensavo. Cioè, è andata molto meglio di quello che pensavamo, sono un po' emozionato perché vedere così tante facce anche sconosciute, amici ma anche facce sconosciute mi riempie di gioia perché vuol dire che ci siamo, abbiamo fatto fino adesso un bel lavoro, quello direte voi dal concerto, da quello che succederà. Vedrete cosa faranno, non vi anticipo niente. Grazie. Abbiamo la fortuna di conoscere il primo solista di
di questa nuova rassegna è il maestro Paolo Veschi. Buongiorno maestro. Buongiorno. Paolo Veschi è un violoncellista italiano, è docente al Conservatorio di Como e anche uno dei fondatori del famoso ensemble Il Giardino Armonico. Visto che lei è uno dei fondatori dell'ensemble barocco Il Giardino Armonico, devo concludere che la sua preferenza proprio per la musica barocca. Diciamo che poi studiare molto, approfondire molto una cosa, ovvio che poi si ama tantissimo, per cui viene molto naturale questo, però devo dire che ogni volta che faccio o mi dedico un brano di musica mi sembra sempre quello che amo di più, poi è un po' quello che succede penso a tanti musicisti, per cui anche se faccio musica romantica è un po' stesso. C'è stato anche un collegamento con l'arte visiva, dovrei invitare anche l'autrice perché lei ha tradotto musicalmente in vari dipinti. Per esempio Rosanna Prestato, quando lei si è avvicinata a questi dipinti, come si è preparato a questo trasformare la musica nell'arte visiva? Diciamo che è un tipo di trasformazione che a cui mi sono affezionata da tanti anni, nel senso che vengo da una preparazione accademica, nel momento in cui mi sono approcciata a una lettura più libera, automaticamente ho pensato che la musica era il mio input più forte. Quello che mi succede è di farmi evocare delle immagini, dei colori, e dei gesti e seguirli, studiarli poi, perché tutto avviene spontaneamente, però poi lo analizzo, lo faccio un po' di teoria, però dopo. Benissimo. Io vi ringrazio per questo incontro, un grande bocca al lupo. Grazie.